ascoltatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo a Fossombrone per la 40esima edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC, un'edizione che sarà sicuramente da ricordare, con chef stellati, sommelier, tantissime iniziative anche per i bambini e tantissime degustazioni. E alle ore 16:30 il taglio del nastro per l'inaugurazione, che sarà accompagnato dalle note musicali della Banda della Città. Venite con noi a scoprire questo evento. Ci parli di questa azienda? La nostra azienda ha sede a Fano e da oltre 35 anni ci occupiamo di ricerca, selezione di tartufo fresco e della sua trasformazione in prodotti conservati a base di tartufo. Prodotti di tutti i generi, perché qui abbiamo delle prelibatezze veramente speciali, dalle creme al tartufo, il tartufo ovviamente protagonista della serata, le patatine, i taralli, di tutto di più. Sì, riusciamo a soddisfare un'ampia gamma di pubblico e i nostri prodotti vengono creati completamente all'interno dell'azienda, quindi dalla trasformazione, dal lavaggio alla trasformazione, alla sterilizzazione e alla creazione dei prodotti conservati stessi. Quindi questo ci permette di conservare le proprietà, le caratteristiche organolettiche del prodotto, offrendo pertanto un'eccellenza della gastronomia. Abbiamo qui da raccontare un aneddoto particolarissimo, una pasta al tartufo che è stata regalata a Papa Francesco. Ci racconti? Sì, praticamente a novembre, alla Fiera d'Aqualagna, siamo andati giù da Papa Francesco, mio carissimo amico, dal 2014, quanto si è insediato, e quest'anno gli ho promesso che gli avrei fatto 300 kg di pasta per i poveri del Vaticano, da mangiare il giorno di Natale. Perché è giusto che il tartufo, o in un modo o in un altro, lo devono mangiare tutti. E le ho regalato questa confezione, non questa, diciamo sacchi più grandi, torchietti al tartufo estivo. Gliene ho portati 300 kg, ho avuto il ringraziamento perché sono rimasti tutti contenti e quindi per me è una grande soddisfazione. Tra l'altro è una pasta particolarissima. Sì, è una pasta che facciamo noi. Noi abbiamo anche il laboratorio di pasta fresca e mi sono dedicato proprio a trovare il prodotto giusto per dare alle mense del Vaticano. E sono rimasto contentissimo io, ma soprattutto loro. Come va? Come vanno le vendite? Si vende il tartufo? Sempre protagonista indiscusso. Il tartufo si vende, abbiamo qualche difficoltà purtroppo col prodotto perché ne abbiamo poco, le stagioni non ci aiutano, speriamo sempre negli anni migliori, ma qui invece andiamo sempre peggiorando. Perché il cambiamento climatico crea problemi anche nella ricerca del tartufo? Purtroppo sì. Che cos'è che crea problemi? Diciamo la stagionalità, stanno cambiando le stagioni e quindi... Troppo caldo? Il caldo, non piove quando deve piovere, si sta spostando un po' le stagioni e ogni prodotto, speriamo che, io dico sempre, speriamo che anche lui si ambienta, cioè... Si evolva con l'ambiente. Purtroppo sì. Sindaco, siamo alla 40esima edizione di questo festival, importantissimo per Fossombrone. È importante, sono state tutte importanti, un traguardo di arrivare a 40 edizioni credo che sia estremamente importante.
credo che sia un qualcosa che gratifica tutte le persone che fino adesso hanno portato avanti questa iniziativa, perché non è scontato per 40 anni continuare con lo stesso volontà e la stessa determinazione. Siamo arrivati appunto a un'edizione dove per evidenziare questo importante traguardo e l'importante iniziativa abbiamo preso il meglio o tra i migliori di chi in realtà ha la possibilità di interpretare questo magnifico prodotto, quindi degli chef importanti che hanno aderito con estremo entusiasmo e di quali siamo veramente felici di averli insieme a noi a Fossombrone. Quindi chef stellati, sommelier, tantissime iniziative, anche piccolini lavoreranno in questi laboratori per realizzare sia pasta che dolci. Beh, i piccolini, diciamo i meno grandi, no? È giusto che siano coinvolti non solo in questa iniziativa, ma nel mettere le mani in pasta come e rendersi operosi di fronte a una comunità, in questo caso di fronte a questa dentro questa iniziativa che gli deve far sentire protagonisti, gli deve far sentire parti integranti ai quali sarà demandato il futuro di questa iniziativa. Abbiamo qui un grandissimo chef di cui non avete bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, il famosissimo chef. Lucio Pompili, ciao, piacere di incontrarti. Abbiamo il grande onore di averla qui a Fossombrone per questo festival molto importante, il Tartufo oggi è protagonista insieme al vino Bianchello. Eh sì, il Tartufo primaverile, il Tartufo Bianchetto è un tartufo straordinario, si può grattugiare o affettare, passare anche con un filo di olio burro e poi sopra una pasta questa salsa e diventa un piatto meraviglioso e anche da frittata e volendo questa frittata si può fare arrotolata, così il tartufo sta in mezzo ancora più buono, no? Dalle trasmissioni televisive che oggi sono note, molto seguite, ho imparato che la semplicità è la cosa più importante anche nei piatti, no? Eh sì, è vero, ma la semplicità spesso è sintesi di grandi complicazioni. Allora, qui a Fossombrone le complicazioni le abbiamo superate tutte. Il tartufo bianchetto primaverile che troviamo sulle Cesane non porta quel profumo di agliaceo, quindi è veramente una delizia. Vi invitiamo a venire ad assaggiare questa meravigliosa salsa al Bianchetto e vicino un bel calice di Bianchello. Del resto siamo nella valle del Metauro ed è una valle di splendidi bianchi, Bianchello. Quarantesima edizione del Tartufo Bianchetto e del Bianchello DOC in collaborazione con la Proloco. Presidente, ci racconti?
Sì, siamo giunti, come diceva lei, alla 40esima edizione, che si svilupperà nei weekend del 16-17 e del 23-24 marzo. Tante associazioni coinvolte con eventi all'interno del programma, tanti eventi collaterali e ci aspettiamo anche tanto pubblico, tanti visitatori. Tante iniziative anche per i più piccini, per esempio Mani in Pasta, dove i bambini realizzeranno pasta e dolci. Esattamente, durante le giornate del Festival del Tartufo Bianchetto sono previsti laboratori per i bambini, come ad esempio Mani in Pasta, dove potranno realizzare i dolci oppure tirare le tagliatelle, ma sono previsti anche laboratori realizzati dall'Istituto Donati di Fossombrone, laboratori di truccabimbi per i bambini. Degustazioni, cooking show, presentazioni di libri, mostre fotografiche, di pittura, di tutto di più in questo evento. Sì, le iniziative sono veramente tante, come ricordavi tu, a partire dai cooking show che vedono impegnati ristoratori stellati della regione Marche, anche per valorizzarne i prodotti al meglio in simbiosi con il tartufo bianchetto e il vino bianchello, che sono due alfieri della manifestazione. Mostre fotografiche, mostre di pittura, presentazione di libri, una mostra fotografica dell'archivio storico Paci e un'altra mostra di pittura. E volevo ricordare anche che la manifestazione si è aperta venerdì mattina con Pittura sotto le logge, un'estemporanea di pittura realizzata dai ragazzini delle scuole medie dell'Istituto Mercantini. Le iniziative a programma sono importanti e numerose. Una giornata importante per Fossombrone e per il tartufo soprattutto. Senz'altro, questa è una fiera che promuove questo tipo di tartufo che si trova in questo periodo. Quest'anno, date le condizioni climatiche, non è stato abbondantissimo, però in questi ultimi giorni stiamo raccogliendo abbastanza. Che prodotti avete? Allora, innanzitutto il tartufo fresco, che è la cosa che prediligo. Poi dopo ci sono tutte le varie salse, tutti i vari derivati del tartufo. Quindi il tartufo bianchetto, sì. Protagonista indiscusso. Senz'altro. Che cosa bisognerebbe fare affinché il clima sia migliore per il tartufo? Ma è importante che nel periodo in cui si crea il tartufo ci siano abbastanza piogge, mentre quest'anno, settembre-ottobre, che è il periodo in cui si crea il tartufo bianchetto, non ha piovuto mai, c'è stata una gran siccità e infatti adesso siamo quindi un po' penalizzati. Bisognerebbe trovare anche dei metodi alternativi in caso di mancata pioggia. Però non è facile, non è facile, perché non si può raggiungere tutti i terreni per annaffiare, quindi... Comunque il tartufo è un prodotto che piace sia agli adulti che ai bambini. Ma non proprio a tutti, però... Però bisogna istruirli. Sì, diciamo che è il prodotto che va di più. Edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello DOC di Fossombrone è tutto. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV.